Sabino, Radio Miledì, niente, buongiorno. La nostra rassegna stampa odierna parte dal blog di Alessandro Mani, dove possiamo leggere le pagelle relativa alla partita di ieri. Milan-Juve, Szczesny 7, Cancelo 6,5, Benatia 6, fra luce e ombra con un secondo tempo comunque ottimo, Chiellini 6,5, Alexandro, che per molti è stato il migliore, 7, Bentancur, continua la crescita del giovane uruguaiano, anche lui 7, Pjanic 6,5, così come Matuidi, Dybala 7, tra i migliori, Mandzukic 6,5 e per Ronaldo certezza 7, 7 anche la Juve, Sornione ma comunque pragmatica, 7 anche da Allegri e 7 all'arbitro. Seguiamo la nostra rassegna su gmania.it, Juventus su Tonali, giovane talento del Brescia, Allegri che poi sbotterà riguardo gli episodi arbitrali, leggiamo l'editoriale, una Juve Sornione vittoriosa. Questo l'editoriale di Alessandro Magno. Non è stata una partita bellissima in Juve, una Juventus fin troppo compassata che comunque col minimo sforzo riesce subito ad andare in vantaggio, a sbloccare. La sensazione era che la Juve, quando volesse, potesse accelerare, potesse alzare il ritmo, mettendo in serie difficoltà i rossoneri. La differenza infatti di qualità di giocate e di ritmo è stata impressionante. Gattuso stesso non cerca alibi riguardo al possibile mancato secondo giallo a Benatia. È difficile giocare contro la Juve, i miei giocatori hanno fatto francamente il massimo che potevano fare. Su Facebook segniamo invece la pagina Juventus storia di un grande amore, dove troviamo riportate parole di Bergomi che dà ragione alla Juve dicendo non c'era il rosso per Benatia. Poi Higuain che si presenta in zona mista nonostante la sceneggiata rimediata in campo, chiedendo scusa ai suoi compagni e ringraziando i giocatori della Juve per averlo in qualche modo fermato. Riguardo l'altra squadra, oggi vediamo cosa succede da parte di Parma. Siamo su parmalive.it, under 15 del Parma vittoriosa contro la Juve 3-0, mentre l'under 16 è stata beffata nel finale sempre dalla Juventus, che è riuscita a pareggiare. Parma, ricordiamo, vittorioso a Torino contro il Granata nell'ultimo turno. Mentre qua vediamo anche un'altra notizia relativa alle possibili dimissioni di Ventura sulla panchina del Chievo. Gervinho che è in continua crescita, e poi 12 gol fatti, 15 subiti, la strana differenza reti del Parma che, pur essendo in negativo, è riuscito a trovare ben 17 punti finora, piazzandosi a ridosso della zona che consente l'accesso all'Europa League. Su Facebook segniamo infine la pagina Parma Calcio Notizie, dove vengono riportati in video i gol messi a segno dal Parma a Torino contro il Granata. Questo è il secondo, quello di Inglese, molto bello. L'ex attaccante del Chievo ha sfruttato un pallone messo in mezzo dalla sinistra, riuscendo a anticipare il suo avversario e quasi di punta insaccare il pallone in gol. Molto bello. Diverso sicuramente invece il gol di Gervinho, un gol dell'1-0, infatti il giocatore ex Roma ha avuto una discesa travolgente, poi complice anche gli errori di Nkulu e Baselli, è riuscito ad andare in porta e poi a infilare il Sirico.